Buonasera a tutti, benvenuti all'undicesimo appuntamento del Festival Cameristico Internazionale del Capo di Leuca che oggi fa tappa ad Alessano. Per questo ringrazio a nome di Eleusa Pies, associazione che ha organizzato la rassegna, innanzitutto l'amministrazione comunale di Alessano, quindi in particolare il sindaco avvocato Francesca Torsello, ma anche tutti gli altri 8 comuni che hanno partecipato all'organizzazione, così come agli altri enti patrocinatori, quali la Regione Puglia, il Consiglio Regionale della Puglia, quindi in particolare l'avvocato Loredana Capone, il presidente della provincia, dottor Stefano Minerva, il conservatore di Toschipa, i nostri media partner Radio Venere e Radio Peter Pan e i nostri sponsor Mother Italia, Maietica e B&B alla Volta delle Stelle. Io direi quindi di lasciare spazio alla musica e di far entrare qui sul palco il trio Altri Toni, trio di clarinetti, orgoglio del conservatorio di Toschipa di Lecce, Manuela Nicolì, Giuseppe Scarciglia e Nicola Calò. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Buonasera signore e signori. Avete appena ascoltato il trio del compositore francese Jacques Buffil. Ci spostiamo ora in Germania con il trio di Kaspar Kummer. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
brevissimo intervallo per cambiare strumento. Ne approfitto per parlarvi di Eleusi, Associazione di Promozione Sociale, che il 7 agosto di quest'anno ha fatto il suo primo anno di vita e ha già organizzato tanto. Oltre ai tre eventi sul 250esimo anniversario della nascita di Beethoven dell'anno scorso, ha pubblicato anche un libro che potete trovare anche in vendita qui, Storie e figure del Salento, una raccolta di 31 racconti e 29 autori con oltre 200 foto, tutte salentine, foto d'epoca, e sono tutti racconti salentini, scritti da salentini e ambientati qui in Salento. Ci sono anche racconti proprio di Alessano. Oltre a questo, quest'anno abbiamo organizzato questa rassegna di 18 eventi che ricordiamo è iniziata il 18 di luglio e terminerà il 19 settembre. Quindi una rassegna abbastanza lunga, siamo ancora poco dopo la metà. Avremo altri eventi, questa settimana domenica ci sarà un concerto per chitarra solista a Barbarano del Capo, Davide Picci. La settimana prossima, giovedì, un trio che viene da Roma, tra cui anche un brevissimo pianista giapponese, suoneranno un programma di Brahms e Sansan. E domenica prossima ci sarà il grandissimo pianista Pasquale Iannone in un concerto tutto su Liszt e sul pianoforte orchestrale di Liszt nell'atrio di Palazzo Gallone. Quindi vi aspettiamo anche nei prossimi eventi. Direi quindi che possiamo, forse siamo quasi pronti per accogliere nuovamente il trio Altritoni. Per volgere al termine, ma prima di passare all'esecuzione del divertimento numero 3 di Mozart, ci tengo a presentare il gruppo Altritoni. Io sono Manuela Nicolì al clarinetto, Nicola Calò al clarinetto, Giuseppe Scarciglia clarinetto e clarinetto basso. Teniamo a ringraziare l'associazione Eleusi, anzitutto per aver ideato un festival cameristico e poi per averci incluso in questo progetto stupendo che speriamo possa andare avanti con altre edizioni. Ringraziamo anche il nostro docente di clarinetto presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce, che è qui presente, il maestro Ronzo Contaldo. E un grazie di cuore a tutti voi. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Grazie al trio Altritoni, Manuela Nicolì, Giuseppe Scarciglia, Nicola Calò. Grazie per questo elegante e frizzante concerto e questa bellissima formazione che è il trio di clarinetti. Quindi, come dicevo prima, vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti del festival che non finisce questa sera, per cui domenica siamo a Barbarano del Capo con concerto di chitarra solista Davide Picci, attore Capece. Ovviamente, come avete potuto notare, non abbiamo previsto biglietti all'ingresso perché vogliamo quanto più possibile rendere questo tipo di musica di tutti, propria quindi di tutti. Per cui è possibile però aiutare l'associazione, perché è sempre di un'associazione, si tratta di un'associazione no profit, attraverso vari modi, attraverso un'offerta libera, attraverso un tesseramento, attraverso un aiuto materiale nell'organizzazione dei concerti. Vorrei inoltre ringraziare lo staff del festival che in ogni sera è qui presente perché tutti questi concerti avvengono, per cui vorrei chiamare qui sul palco Cristian Musio, Andrea Sequestro, Lorenzo Ballivo, Simone Astasi, Luca Esposito, Antonio Chiarello. Non è semplice organizzare un festival di questo tipo, ma insieme ce la si fa. Grazie ancora per essere stati qui. Ringraziamo anche Alessandro Licchetta, direttore artistico del festival.